Pronti? Bravissimi! Il terzo vediamo chi va più in alto, Pronti? 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 Via! Bravi! Fatemi un applauso! Primi calci in campo, protagonisti della manifestazione Fan Football per giocare e divertirsi promossa dalla FIGC, senza agonismo e senza l'ansia da risultato. In provincia di Chieti la manifestazione, che ha coinvolto tutte e quattro le province abruzzesi, si è svolta sul campo comunale in erba sintetica di Fara San Martino, ai piedi della Maiella, con la partecipazione delle delegazioni delle scuole di calcio elite di Lanciano e Vasto. In un clima di allegria e festa, sotto un sole quasi estivo, si sono confrontati divertiti circa 120 ragazzini appartenenti alla fascia d'età 2010-2011 in rappresentanza delle società ASD Valle Aventino, Casolana, Palena, Val di Sangro, Castelfrentano, Lanciano 1920, Fossa Cesia Calcio, Virtus Lanciano, PGS Vasto e Bagigalupo Vasto. La giornata si è articolata non solo in mini partite ma soprattutto in giochi propedeutici al calcio, divisi in 10 stazioni della durata di circa 7 minuti, al termine dei quali ogni squadra passava al gioco successivo, dai calci di rigore alla partita con il pallone da football americano, dalla corsa agli ostacoli al tiro ai birilli, come spiegato dal professor Franco De Petra, delegato FIGC. Oggi abbiamo visto non soltanto partitine di calcio, ma giochi propedeutici al calcio. Sono state effettuate 10 stazioni di lavoro, dove in ogni stazione c'erano degli atteggiamenti che i ragazzi dovevano avere con propri oggettivi, con il proprio corpo, e poi delle mini partite, quindi il risultato aveva pochissima importanza. Anche perché nella scuola calcio noi puntiamo soprattutto all'educazione dei bimbi. L'agonismo comincia nelle fasce d'età allievi, giovanissimi, quando ormai già sono maturi da un punto di vista anche psichico. I ragazzini di questa età, dai 16 agli 11 anni, devono soltanto divertirsi a giocare a pallone. Infatti noi ogni volta che finisce una partita di calcio non diciamo ai bambini, lo dovrebbero fare anche i genitori, per quando hai vinto o per quando hai perso. Noi gli dobbiamo semplicemente dire: ma figlio mio, oggi ti sei divertito o no? Se ti dice di sì, allora vuol dire che noi abbiamo raggiunto l'obiettivo. Prossimi appuntamenti: il 5 maggio a Silvi Marina con la partecipazione dei Piccoli Amici, fascia d'età 2012-2013, e il 12 maggio all'Aquila per la giornata conclusiva con la partecipazione delle delegazioni di tutte le province abruzzesi.